Risvolti della poesia. Signori, vi presentiamo adesso il nuovo volume di poesie di Sergio Carlacchiani. Prego la telecamera di spostarsi su Sergio Carlacchiani, inquadrarlo in primissimo piano con il volume in mano. Ecco qua, quello è il volume di poesie Sergio Carlacchiani, momento, e c'è scritto Poesie da pattumiera. Poi sotto che c'è scritto? Qui c'è il numero progressivo delle copie, perché sono numerate. A ogni volume? Ne ho fatte 50. 50? Ecco. E allora, come funziona questo libro di poesie? Questo è un libro... Allora, inquadratelo ancora, scusate, in primo piano. Ecco. Questo naturalmente è un libro oggetto. Ecco. È un libro in quanto... Si può allargare un pochino per far vedere anche la parte sotto, che è importante. Ecco, ecco così. È un libro oggetto, uno se vuole leggere la poesia come fa? Ecco, dicevo, un libro oggetto in quanto contempla della scrittura all'interno, e fuori c'è questo oggetto che può essere più o meno adibito... Che è di Donato Mondetti, vulgarmente parlando, cioè quello dove col pedalino uno apre, esatto, e getta... E naturalmente questa è, secondo me... È un'idea. Ma le poesie dove sono? Faccele vedere, sì, Sergio. Ecco, inquadrate da vicino, inquadrate. Ecco. Basta fare questo si movimento. Si apre così e lì, per esempio, uno legge una poesia, ne prendi una, sì, per favore? Ecco. Ecco. E lì prende... c'è veramente la poesia? Sì, vediamo. Ecco, vediamo che poesia è capitata, per esempio. Ecco. Di solito l'impatto è sempre abbastanza violento. Ecco. Ecco, uno apre questa cosa, no? Ecco. Pallottolata, e che è capitata stavolta? Ah, questa... Ci siamo salvati perché è una buona non poesia. È sì. Ecco, che cos'è? La posso leggere? È quello che vogliamo. Ancor quando ti negherai, ma avrai allora, non sarà la stessa cosa, stella posa su me. Volerai dalla mano mia, voli via irraggiungibile, rosa impossibile, spinosa, profumata. Un divenire illudi, gli occhi tuoi preludi d'arcobaleno, spiragli, sereno, dopo la pioggia e il sole, l'amore che non mi dici, e vernici il tuo cuore di rosso. Bella poi la dopo, poesia, poi uno finito, poi si rifà, a meno che questo non si offra a degli ospiti... Ecco. Per cui l'ospite, se gradisce il componimento, se lo porta a casa porta con a un casa, cioccolatino, esatto, eccetera. Esatto. Quindi poi dopo si ripone dentro. Io vedevo Zannoni premere perché, di la verità, l'idea è forte, l'idea ti è piaciuta. La vorresti avere avuta tu. Di chi è stata? Infatti, è bella, bella, bellissima. Di chi è stata? È sua, di chi è stata? Mi vuoi offendere? Per piacere. No, poesie da pattumiera. Bellissima. L'idea mi potrai chiedere com'è nata, perché... Perché effettivamente è nata da una costruzione, cioè da un'operazione che per un poeta o per uno scrittore è un'operazione abbastanza quotidiana, cioè quella di buttar via i fogli scritti. Io ad esempio sono arrivato a buttare via il 95% di quello che scrivo, per cui mi trovavo con più materiale da poter proporre al pubblico, per cui poi una sera è venuta anche un critico a vedere queste cose, le quali così non le hanno suscitato più di tanto, allora dico, sai che nuova c'è, adesso la frego io che sta qui. E per cui ho riciclato tutta questa roba che scrivevo così a caso, e per cui poi ho pensato un involucro che non dovesse sapere di artistico necessariamente o di bello, volevo prendere un oggetto quotidiano di uso comune, e così poteva insomma acquistare più forza la situazione. E poi dopo anche l'idea di appallottolare queste carte, no? Sì, perché cioè, c'è il discorso dell'autore che praticamente scarta, certo, però c'è il possibile fruitore, possibile che fruitore che pesca e ricicla e quindi e reinventa rivaluta l'inserimento, esatto, della vita di questa, ecco, cosa esclusa. Esatto. E poi di mezzo c'è sempre
il pensiero ludico, perché certo. A me piace proprio giocare con la scrittura, lei lo sa come intendo la scrittura. Come hai fatto con i quadri che ci hai portato, esatto. Dei bellissimi quadri fatti con le parole, cioè esatto. Con le parole, poesie scritte in modo a formare delle immagini. Cioè io voglio rendere la parola più accessibile, più commestibile, insomma, ecco. Allora... E poi se facciamo tempo ci farai magari sentire una qualche poesia dove tu questo spirito ludico lo manifesti anche nella dizione, proprio sì. Giocando con le parole, con i suoni. Vediamo l'essere, una battuta non essere, perché l'idea è stupenda. Sì, è bellina da morire. Molto bene. A questo punto...